Salve a tutti da Stefano GT e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Dopo aver elaborato la mia Golf GT con la turbina IS38, raggiungendo quindi una potenza di 402 cavalli e 585 Nm coppia, sentivo che mancava qualcosa, ovvero i famigerati Pops & Bang. Ma non volevo i classici Pops & Bang che si sentono sulla maggior parte delle Golf GT7, ma qualcosa di totalmente diverso. Sono andato quindi dal mio preparatore Andrea Palmieri della Palmieri Racing con le idee ben chiare. Volevo dei Pops & Bang molto aggressivi, a partire dai 3000 giri fino all'immanitatore, che sparassero anche in modalità P e N del cambio, ovvero a folle da fermo. Ma prima di continuare voglio ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero Autodoc, con cui ho già collaborato in precedenza per la fornitura di alcune componenti per la mia Golf GT. Autodoc ha creato un canale YouTube interamente dedicato ai tutorial per la riparazione delle auto. Sul loro canale troverete circa 3000 video tutorial anche in italiano per la sostituzione di componenti e come si effettua un tagliando sulla maggior parte delle auto e tanti altri argomenti. I loro video, girati in altissima qualità, escono ogni giorno e se siete interessati a vederne uno vi lascio il link qui in alto a destra del loro canale YouTube. Mi raccomando, andatevi a vedere dopo aver visto questo video. Continuiamo. Sono andato da Andrea Palmieri, si è messo subito al lavoro. Come battesi di partenza ha utilizzato la mia mappa IS38 che aveva sviluppato quest'estate ed è andato a modificare alcuni parametri di anticipi e quantità di benzina iniettata. Una volta scritta la nuova mappa sulla mia Golf GT, andiamo a sentire il risultato finale. Eccomi qui a bordo della mia Golf GT, ora scoppiettante. Come detto prima, sono stati aggiunti sulla mappa IS38 i famigerati Pops & Bang. Ma andiamo a spiegare come funziona il Pops & Bang. Su tutte le auto, quando andiamo a lasciare l'acceleratore, la farfalla si chiude e gli iniettori non spruzzano più benzina o al limite una minima quantità. Viene detto cut-off degli iniettori. In questo caso, per far fare il Pops & Bang, cosa si deve fare? In mappa si vanno a variare dei valori, dei parametri e in fase di rilascio dell'acceleratore la farfalla deve rimanere aperta e gli iniettori devono iniettare ancora benzina. Ma questa benzina non deve esplodere in camera di combustione, ma deve esplodere nei collettori di scarico. Come si fa a farla esplodere nei collettori di scarico? Con il cosiddetto ritardo di accensione. Quindi si va a ritardare l'anticipo, in grado negativo, e tutta questa miscela di aria e benzina non esplode in camera di combustione ma va a finire sui collettori di scarico roventi e quindi sentiamo proprio questo scoppio. Palmieri mi ha sviluppato dei Pops & Bang che vanno a funzionare dopo i 2500 giri. Ora sono in drive, settima marcia, 1500 giri, se lascio l'acceleratore non si sente lo scoppiettio. Ma se vado già a mettere l'auto in sport, vedete? Quinta marcia sport, lascio l'acceleratore, ancora non si sentono, quindi dobbiamo mettere in manual. 2500 giri, si avvertono un po'. Scaliamo, eccoli qui, 3500 giri, già si sente qualcosa. Faccio sentire staccando un po' il controllo di trazione sotto questa galleria, così viene accentuato il sound. Allora, ci sono i pro e i contro sui Pops & Bang. Il pro è l'effetto scenico, perché sentiamo proprio questo sparare, questi scoppietti allo scarico che sono molto belli da sentire. Ovviamente il mio è uno scarico completo e quindi viene accentuato l'effetto. I contro sono che lungo andare, se si va ad esagerare con un uso prolungato dei Pops & Bang, tutti questi scoppi, visto che avvengono
sul collettore, quindi vicino alla girante del turbo, lungo andare potremmo anche romperla. Certo, dobbiamo esagerare, quindi ecco perché vengono messi dopo i 2500 giri, quindi è una cosa a richiesta, on demand. Ritorniamo in manual, faccio sentire, mettiamo la terza marcia. Che belli, sono proprio belli, dai. Mamma mia. Ma parliamo un po' di quali devono essere i requisiti per avere i Pops & Banks. Per prima cosa dobbiamo avere un downpipe o scatalizzato o al massimo 200 celle. E perché non il downpipe originale? Purtroppo i downpipe originali, visto che devono essere equipaggiati da dei catalizzatori con almeno 400 o 600 celle, durante lo scoppio di questa miscela incombusta nei collettori, tutte queste esplosioni andrebbero a lungo andare a danneggiare il catalizzatore originale, quindi sarebbe proprio da buttare. Quindi o un downpipe scatalizzato o un 200 celle. Per il resto c'è bisogno ovviamente di uno stage 2, di uno stage 3, va come requisito minimo, quindi il solo downpipe e ovviamente un'ottima calibrazione con le nostre strade italiane di nuovo. Un'ottima calibrazione della centralina elettronica della vostra auto, quindi affidatevi sempre a preparatori preparati che sappiano impostare bene questi Pops & Banks, perché come ho detto prima altrimenti potrebbero essere dannosi per il vostro motore. Io mi sono affidato ad Andrea Palmieri della Palmieri Racing e devo dire che mi trovo molto bene. Facciamolo sentire un'altra volta. Sport, scaliamo, seconda e si sentono. Diamo un po' di gas. Video vi è piaciuto, lasciate tantissimi like e commentate con le vostre opinioni al riguardo. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video.